Una petizione per convincere governo e Parlamento a salvare la sezione distaccata di Clusone del Tribunale di Bergamo. Questo è il risultato raggiunto dall'incontro promosso dalla lista civica di minoranza per Clusone insieme all'amministrazione comunale con il patrocinio delle comunità montane della Val Seriana e di Scalve. Tocca ora agli amministratori locali farsi interpreti delle richieste del territorio ed evitare la soppressione di un servizio con gli inevitabili disagi che ne deriverebbero. Noi faremo sentire la nostra voce. Ho preso l'impegno assieme al Presidente della Comunità Montana Val di Scalve, al Presidente della Comunità Valle Seriana, di redigere un documento da girare poi ai nostri onorevoli per portare avanti con la maggior forza possibile la volontà di tenere aperta questa sezione staccata del Tribunale, che è importante per il nostro territorio, è importante per gli investimenti che sono stati fatti, è importante per il futuro del territorio della nostra montagna. Sono 52 i comuni che fanno capo al mandamento del Tribunale di Clusone. Si estendono su una superficie di 890 km quadrati. Nel 2011 le udienze penali nella sezione distaccata sono state 98, 399 quelle civili, 329 invece le sentenze penali e 139 le sentenze civili. Sono solo alcuni dei dati raccolti dalla lista civica per Clusone e presentati nel corso della serata, un lavoro che il capogruppo Francesco Moioli motiva così. Dimostrare sostanzialmente che la sezione staccata del Tribunale di Clusone è in pieno rispetto di quello che è l'attuale normativa della legge dei Lega 148. Sostanzialmente i criteri territorio, carichi di lavoro, numero degli abitanti sono pienamente rispettati. Motivo in più per dire e difendere, per dire che questo Tribunale ha motivo di essere e per difenderlo nelle sedi sia locali sia nelle sedi però parlamentari. In questo senso ci ha fatto piacere la presenza di diversi parlamentari che si sono fatti carico del problema e che ci auguriamo si spendano nei momenti opportuni le prossime settimane, perché la partita è ancora aperta ma non resta aperta all'infinito. Presenti all'incontro anche il presidente del Tribunale di Bergamo, Ezio Siniscalchi, e il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Ermanno Baldassarre. Sentiamo la loro posizione. Non so se ci sono margini, so che la legge delega prevede una serie di criteri. Clusone è un'importante sezione distaccata che ha numeri grossi e funziona bene. Si tratta di vedere se riusciamo a rientrare in questi parametri. Io penso che riusciremo a entrare in questi parametri, altrimenti vuol dire che sarà giusto chiuderla. Per quanto riguarda la sezione di Clusone non abbiamo ancora affrontato apertamente il dibattito e il problema. Ne abbiamo parlato piuttosto approfonditamente in relazione alla sezione staccata di Grumello del Monte. L'idea generale che esprime il Consiglio è quello di accorpare, ma l'accorpamento ovviamente deve essere fatto in modo utile e non acriticamente, perché se così fosse non sarebbe utile a nessuno. È anche un po' il problema di questo iter in corso, che non ha tenuto conto di tanti parametri che forse, ascoltando e sentendo il parere degli addetti ai lavori, parlo dell'avvocatura, della magistratura, forse sarebbe potuto essere più mirato e più utile per come invece appare ora. Onorevole Consiglio, con l'onorevole Stucchi, anche lui della Lega Nord, ha presentato un'interrogazione già per... perché? Ma un'interrogazione proprio per cercare di stimolare il Ministro a dare una risposta scritta su questa problematica relativa al distaccamento del Tribunale di Clusone. Abbiamo riassunto in una paginetta quelle che potevano essere le problematiche e le specificità di un territorio, quello che poi è effettivamente emerso dai colloqui con chi effettivamente lavora sul territorio, compreso gli amministratori. Una interrogazione che spero venga a risposta il prima possibile, e in questo breve periodo spero facciamo del nostro meglio in collaborazione con gli altri onorevoli del territorio per ottimizzare al massimo quelle che sono le aspettative un po' anche degli operatori del settore. Ci sono ancora margini per salvare questa sezione distaccata? Nessuno oggi è in grado di dare la risposta, perché non bisogna certamente essere qui a fare promesse e proclami, però dobbiamo consapevolmente dire che bisogna utilizzare tutto ciò che nel dispositivo normativo è previsto per affermare la specialità di questo territorio, che è un territorio montano, che
che ha tutta una serie di problematiche e che quindi può far valere degli elementi che altri territori non possono far valere. Oggettivamente qui vi possono essere delle condizioni per fare una battaglia, al di là oggi di poter garantire l'esito di questa battaglia, però certamente bisogna muoversi. Io mi auguro che lo facciano al più presto i sindaci di questo territorio. Per quanto mi riguarda, come parlamentare mi muoverò in questa direzione a partire da domani mattina.